prima sala degli affreschi di Palazzo Marino è detta Sala della Trinità. Deve il suo nome al grande affresco intitolato La Trinità, che insieme ai due angeli era stato dipinto dal pittore Giovan Mauro della Rovere, detto Il Fiammenghino, sulla volta dell'antica chiesa milanese di San Vito in Pasquirolo. In esso, vediamo sulla destra, il Padre Benedicente. A sinistra, il Figlio che indica il cielo. E fra di loro, con il sole alle spalle, la colomba che spiega le ali, simbolo dello Spirito Santo. Sulla parete del presbiterio della chiesa, il Fiammenghino aveva dipinto la partenza di San Vito e i due concerti d'angeli. Quando la chiesa fu demolita negli anni 30 del Novecento, gli affreschi del Fiammenghino furono strappati, riportati su tela e trasferiti prima al castello e poi portati qui a Palazzo Marino, per decorare questa sala, nei cui muri essi sono stati incastonati, a filo con l'intonaco, per dare l'impressione di un tardivo ritrovamento. In un angolo della sala possiamo infine vedere un ultimo affresco intitolato San Vincenzo Martire, che era stato dipinto dal pittore Giovanni da Lomazzo nell'antico monastero benedettino di San Vincenzino a Milano. Anche questo edificio sacro, come la chiesa di San Vito, fu demolito e gli affreschi del Lomazzo che lì si trovavano, compreso quello che vediamo, vennero salvati. Nel dipinto il pittore raffigura il santo vestito da diacono, che tiene la palma del martirio in una mano, mentre appoggia l'altra su una grossa pietra da macina, simbolo del suo martirio. Sull'alto piedistallo leggiamo scritto il suo nome, San Vincentius.